Ma che noia, però mi sto annoiando. Ah, Basta. anche io. Tu, Io? culo puzzolente che scureggia dalla mattina alla sera, non ti Ah, trovi io niente? scureggio, tu brutta piedona che ti puzza nei piedi e non Sì, te li lavi mai. Cosa certo. vuoi? Non trovi niente nella tua testa? Rotta? Sei rotta, no? Come faccio a trovare le cose? Tu sei il secchione, tu sei sempre tutto. Però io un'idea ce l'avrei. Che cosa? Non te lo dico. Dimmelo! No! No! Dimmelo! Vai su in sala. Arrivo. Su in sala? Su in sala? In sala, sul salotto, sul divano, seduta, non lo so. Dove vuoi andare? Vai! Oh, basta che vai su. Ma dimmi cosa dobbiamo fare? Devo andare dalla mamma. Faccio finta che mi serve il suo telefono per giocare, naturalmente, però faremo gli scherzi telefonici. Ti stai? Ma in sala? Beh, ma lì non ti sentono nessuno, Ma no? se c'è qualcuno! Di solito c'è sempre papà che gioca alla Play o Stefano Non che fa c'è, casino. non ci Ci sono, dobbiamo non. trovare in una stanza, magari. Una stanza dove non ci va nessuno. Per esempio quella di Nicole, che non c'è mai, Nicole. Per Va bene, esempio. allora vai là, dai. Da Nicole? Sì. Ok, ti aspetto! Ma Milionardo, cosa c'è? Volevo un attimo il tuo telefono. Perché? No, perché ti dico, devo fare una partita con, come sesso, cioè, sì, è Roblox, Roblox? Sì, dai, mamma, tanto tu non capisci, è inutile che te lo sto qua a spiegare 3 ore perché tanto non giochi e non ci capisci nulla. Dammi il telefono, dai, ti prego, grazie. Va bene, prendilo, è sul mobile. Mi raccomando, non scaricarlo tutto e usalo solo per giocare. Va bene, mamma. Ci mette Eccomi, alla fatto. buon'ora, Vabbè, quindi dovevo. Quindi adesso ti sediamo qua e facciamo gli scherzi, no? Almeno un po' di ma lì sei i divertimento. numeri almeno? È troppo alto sto letto. Dai, una spinta per Che favore. pizza, ma ti devo pure spingere? Dai, spingi. Sei i numeri. Oh, ti ho detto di sì, io inizierei con i Ma come i pompieri. pompieri? Pompieri, no! Ma io pensavo gli amici. Ma che amici, amici, no, i pompieri! Boh, non lo so, Vabbè, ma... dai, inizio io, poi la prossima la fai tu. Io? Dai, cosa, sempre io? Vabbè, dai. Lando. Sì, pronto, pronto. Al fuoco, al fuoco. Al fuoco, benedite, per favore, al fuoco. Tanto fuoco, tanto, tanto, tanto. Qui sì, al Buzzano, al Buzzano. Sì, va bene, vi aspettiamo, vi Oddio! aspettiamo. Non sai Adesso. che andremo di guai? Ma Se... no, ma dai, ma non è vero. Ah, vabbè, fa Che niente. ne dici se ci facciamo un bel Boh, cafferotto? secondo me ci sta comunque. Oh, ma è successo? Sì, mi scusi, al fuoco, hanno detto al fuoco. Dov'è? Dove devo spegnere il fuoco? Mi hanno chiamato una telefonata urgente da venire da correre qui per il fuoco. È fuoco. Al fuoco. Ma sta scherzando, vero? No, mi hanno chiamato adesso per il fuoco, ma io non vedo nessun fuoco. Ah, beh, ci vede bene, no? Cioè, lei, cioè, mi scusi, un attimino, un attimino, Cioè, lei mi ha sfondato la porta. Per cosa, poi? Le ho detto che mi hanno chiamato per il fuoco e quindi sono dovuta correre. Io sfondo le porte quando c'è il fuoco. Lei sfonda. Mi scusi, ma chi l'ha chiamata? Ho ricevuto una chiamata. Non so chi mi ha chiamato, non mi ha detto mica il nome. Voi quindi non sapete il nome. Il nome non lo sanno. Diego! Ma quello è svenuto. Oh, pronto! Diego! Non c'è il ladro! È quello del fuoco! È il pompiere, no? Ma non c'è fuoco qui! Eh no, di Yodu!
Sì, mi hanno chiamato e quindi... Ah sì, l'hanno chiamato chi? Non lo so, glielo stavo dicendo. Sicuramente non sono stato io. No, sicuramente no. Non è stata Giada. Non lo so chi mi ha chiamato, comunque ho ricevuto una chiamata. Magari è quello della porta accanto. E Robby in casa così? Gli ha dato il numero civico per caso? Certo, mi ha detto qui, Arbuzzano, la via, sì, tutto Arbuzzano, quanto. Sì, ma la via magari ci sono altre case. No, la via è giusta, quindi farò che non c'è niente. Telefonata per sbaglio. Salve, mi scusi per la porta. Salve, arrivederci. Arrivederci. Ma io non ho parole. Ma... E mo la porta è spaccata. È un po' sfontata. Non quindi te la devi riparare di nuovo te. E dai, stavolta il campanello e la porta. Il campanello ancora non funziona. Comunque io direi, opterei per eliminare la propria porta. Che ci sta a fare la porta là? Se viene sempre sfondata? Ma io non ho parole, facciamoci sto caffè. Ma io ho sentito bordello giù, Anche io. Vabbè, dai, fa niente, intanto adesso è tutto calmo, sarà andato via. Chiamiamo i poliziotto. Ma come poliziotto? E cosa gli dici? Perché devo chiamare io, vero? Vabbè, dai. Sì, pronto polizia, senta, qua c'è uno che sta ammazzando qualcuno, prego, per favore se potete venire, correte, aiuto, paura, aiuto! Sì, pazzo! Fa niente. Dato Diego, gli ho fatto il caffè, mannaggia, quello scappa sempre nel momento più opportuno. Ma che casino che c'è qui, ma che cosa è successo? Lascia stare, va, sono arrivati i pompieri, vedi il fuoco? I pompieri? Sì. Non è che ti sta andando al fuoco. Senti, fra, cosa vuoi da me? Cioè... Oh mio Dio! Ma che è successo? Ma chi è? Ho appena montato la porta. Arri, come sempre, vado io, non ti preoccupare, stai buono. Non no, ma io ti seguo a carrello. A carrello? A carrello? Sì, sai, se il carrello segue. Cioè, a carrello? Ma che stiamo andando a fare la spesa? Stiamo andando a aprire la porta, no? Vabbè, prendo la prima porta! Vabbè, comunque. Ti ho sedia. Arrivo. Mi scusi. Per favore. Dai, ma cos'è? Ma come si permetti? Si è rotta la porta. Si è rotta la porta. Sì, mi hanno chiamato per un omicidio. Siete voi due che vi volete ammazzare? Ma che sta scherzando, vero? Vedo un casino per terra qui. Ok, perfetto. Chi dei due? Ma lei è matta, vero? No, ma questa è matta. Ma questa è pura follia. Ma questa pure è follia. Prima c'è stato i pompieri. Mo c'è sta il poliziotto. E mo che arriva l'investigatore privato. Perché ti vedi? Ma guarda te, ma che vuole? Ma se ne vati, ma per cortesia. Ma che sta a fare uno scherzo, vero? Ma questo è uno scherzo, vero? Ma questo è uno scherzo. È pura follia. Ma che urli? Ma non ho capito io. Ma perché devi urlare? Ma perché questa dice dell'omicidio? Ma che omicidio? Ma ho capito, ma non c'è bisogno di urlare. Sì, infatti non urli, mi segua. Visto che è lei che fa tutto questo casino, mi segua, per favore. Ma che sta scherzando? Io ti sto... No! Oh! Vieni qua! Cos'è sto casino? Sto uccidendo tutti! Non dire una parola, per cortesia. Che cosa? Mi vuole seguire, per favore? Grazie. Salve, io sono la poliziotta. Ho ricevuto una chiamata in questa casa perché c'era un omicidio o c'è sta per essere un omicidio. Chi ha chiamato era molto agitato, quindi io, visto il casino, questo signore è molto agitato. Mi seguirà in centrale? No! Certo. Ma scusa, ma lei è pazza? Vuole seguirmi anche lei in centrale? Non di sicuro, ma neanche lui. Quindi lei mi deve seguire. Ma no, ma lui non va da nessuna parte. No, non ci siamo capiti. Io sono la forse legge. Forse lei non ha capito che non è successo niente qui. No, io vedo casino per terra. Ma cosa vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Magari è caduto qualcosa. No, io sono senza parole comunque. Io sono letteralmente senza... Lei non alzi la voce, per cortesia. Ma basta! E neanche lei alzi la voce, per ma cortesia. Ma io non sto dicendo niente! Quindi mi segua, per cortesia. No, io non ci vengo! No, mamma! Voglio la mamma! No! Ma dove è Giada?
Giada sa risolvere queste cose, no, ce ne dobbiamo risolvere noi. Ma guarda un po'. Quindi, vabbè, Giada o non Giada, io me lo porto in centrale. Lo venite a recuperare in centrale, se qualcosa. Ancora qui, Sì, salve. Ma, no, ma scusa, ma dove se lo porta? Lei cosa c'entra? Lei cosa vuole? Ma dove se lo vuole portare? Se in non ha fatto centrale. Niente. Ma non sei fatto niente! Non ostacoli la legge, per favore. Ma... Ok, andiamo. Possiamo andare per cortesia? Prima che chiamo rinforzi? Ma io non capisco che legge, se non ha fatto niente. C'è stato un... Senti, allora, qui non c'è stato nulla. Sono stato io a buttare per terra le sedie e il computer. Ah, quindi è stato lei? Sì, sono stato io. Quindi allora mi segue lei? Ma io non lo seguo. Lei è libero allora? Ma scusi. Mi scusi. Ma se io butto una cosa... mi segua per cortesia. No, aspetti. Sì, vado a chiamare i rinforzi. Vado a chiamare i rinforzi allora. Ma scusi, non mi interessa. Venga, mi segui in centrale. Ma adesso mi ascolti. Ma se io butto una cosa per terra è reato. Frega niente. È reato buttare qualcosa per terra in casa mia adesso. Frega niente. Andiamo in centrale. Ma che cosa sta dicendo? Quanto va questo? Molly Yuri! Ma le mortacci, ma guarda ma che casino! Ma io non ho fatto niente! Un reato! Buttare qualcosa in casa mia per terra! Io non capisco! Adesso io non lo so! Prego! Cos'è, una nuova legge? Oh, Giada! Ecco Giadina! Sì? Giada, fai qualcosa! Chi è lei, mi scusi? È la poliziotta! È la poliziotta? È la poliziotta! E cosa ci fa una poliziotta in casa mia? Voglio saperlo! Non si scaldi, per favore. Giada, non ho ricevuto una chiamata che stava per essere commesso un omicidio. Sono venuta di corsa. Un omicidio. E mi vuole portare via a me. Ti vuole portare. Oh, sì, prima mi voleva portare via a me. Sì, perché se io butto qualcosa, ho buttato una sedia per terra, allora è un reato. Senta, qua ogni tanto si scappa la parola omicidio, ma nessuno qui ammazza nessuno. Quindi... Non ti conviene parlare così a un poliziotto, lo sai? E cosa me ne frega? Ah, adesso vai in carcere. Adesso ti manda te in carcere. Ma adesso ti arrestano? Sì, per omicidio. Ecco. Dicevamo. Sì, senta, io devo portare lui in questura. Se lo venga a prendere lì. No, io non vado da nessuna parte a prendere lì. E io non mi muovo da casa, ma scusi. Ecco, ma... Quindi, se ha qualcosa, chiami l'avvocato. Salve, arrivederci, Arrivederci, arrivederci. Mi spiegate? Cosa ci dobbiamo spiegare? Che questa qui rompe in casa? Come prima il pompiere? Il pompiere? Il pompiere? Perché c'era un pompiere qui? Sì, non vedi la porta? Chi l'ha rotta? Voi? La pompiera! È rotta, l'ha rotta, ha sfondato la porta. Sì, certo, adesso è arrivato la pompiera. Oh, Stefano, ma dici qualcosa pure te? Sì, certo, ha spento le fiamme. Quante fiamme? Ma tu non esiti, tu sei sorda. Ok, voi avete fatto un grande casino e inventate la scusa dei pompieri. Dopo cosa arriveranno? I puffi, sì, i puffi, arriveranno i puffi e gli gnomi, Biancaneve e i sette nani. Certo, come no? Sì, va bene, adesso siamo inventati tutti, no? È certo, no, perché è certo. Perché ti pare che Giada ci crede, no? È certo che è arrivata la pompiera, sì, è ovvio. Bassano! Bassano, sei tu? Bassano! Bassano? Bassano? Bassano! Finito, hanno finito, dai, proseguo. Ma si volevano portare via Stefano! Ma sì, dai, chi se ne frega, dai, tanto non se lo portavano mica via. Allora, adesso chiamo l'FBI. FBI, agenti segreti? Sì. Allora, sì. Sì, pronto, qui c'è... aspetta. Sì o no, mi scusi, ho sbagliato numero. Ma cosa devo dire all'FBI? Di venire assolutamente. C'è bisogno di qualcosa. Una mano. Per favore, venite. Così. Di venire, basta. Va bene. Sì, pronto FBI, potete venire subito. C'è un malavitoso qui. Uno, sì, è arrivato da non so dove. Ha la faccia brutta, vi prego. Ok, grazie. Sistemato tutto a posto. Fammi vedere qua se è sistemato qua. Oh, ma che è? Oh, ma che è successo? Ma chi è lei? Ma che vuole, oh? Ma che vuole? Sì, davvero? Ma avevo messo appena la porta. Ma che vuole, oh? Ma insomma, la porta. Ma che vuole? Sì. Ma chi è lei? FBI. Ma FBI? Ma che siamo in un film, mo? Ma che incubo? Ma che...
Ma che vuole? Ma vadi via! Mi hanno chiamato perché hanno detto che c'era un malavitoso. Malavitoso? Una faccia brutta che veniva qui e prendeva e portava via cose così del genere. Dov'è che è? E lei? E lei? No, lei? No, veramente io so figo. No, ma me la vedi la faccia? Guarda quanto so bello io. So brutto io? Ah beh, si deve giudicare lei. Io non giudico, sono venuto soltanto. Sono FBI comunque. Come si permette a rivolgersi così con me? Ma è impazzito, vero? E come pretendeva che entravo in casa con i passi da principessa? Un FBI, un agente segreto? Cose del genere non entra come di una principessa. Ma che siamo in James Bond? Stiamo registrando una parte di James Bond. Ma è probabile. Dove? Ma scusa, ma come si permette? Ma dove stanno gli attori? Dove sta il regista? Regista! Ha sbagliato casa! Vabbè, questo è proprio pazzo. Tu sei proprio ma pazzo. Ma lei è pazzo. Ma James Bond? Ma è arrivato pure James Bond. Sì, James Bond, James Bond. Ma lei è fuori, veramente, oh. Cosa sono queste urla? Cos'è sto casino? Ha fatto... Ah, è lei? È lei la malavitosa da portare via delle celle delle FBI? E lei chi è? No, Giada, te spiego io. Lui è James Bond, sì. Direttamente da 007. Ma come si permette? Vuole vedere nelle celle delle FBI dove ci sono gli altri FBI? Rispondo ok? Rispondo ok? Ma io sei impazzito. No, rispondo ok, se dico ok, ok. Allora... Forse non ci siamo capiti. Lei chi diavolo FBI? È? FBI! Sì, è... Agenti segreti! Sì, cosa ride? E lei pensa che io ci credo? Ma no, non il ci credo! Il biglietto se lo ficchi proprio su per... di quel come posto. Si permette? Adesso chiamo tutte le mie agenti segreti! La faccio portare via com'è così! Così ah, com'è! Sì! Sì! E io... Il mio furgone! Io chiamo Ursula della Sirenetta! Ok! Vogliamo vedere! Ah, sì? Ah, sì! Vado. Via! No, via, io me ne vado finché non trovo il malavitoso che mi hanno chiamato! Il malavitoso? Sì! Il malavitoso! Ah, mi hanno chiamato! Vede un malavitoso qua in questa casa? Ah, proprio così! Lei mi sembra proprio una che deve... con una pistola nascosta! Certo! Ha davanti lei Rosy Abate! Ma chi? Guarda come parla! Mi sembra proprio lei che vuole comandare tutti, guardi! Cioè, cosa? Mi sembra una che comanda su tutti! Giusto? Giusto che fa paura a tutti? Ma io sto scherzando! Dica ok! No, non dico ok perché poi dopo... No, fa paura a tutti? No! Cioè, no! Parla! Stefano! Stai davanti a un FBI e una... con i pom-pom in testa, per favore! Ma per favore! Dica ok, De! Adesso mi sto arrabbiando. Sì, arrabbiati! Adesso fuori da questa come casa! Come si permette? Giù le mani! Fuori da questa casa! Fuori! Giada, hai buttato fuori James Bond? Ma adesso arrivano tutti i poliziotti e non arriverà nessuno. FBI! FBI! Sì, arrivederci! FBI, James Bond, arrivederci! Mamma mia, come c'era anche la mamma che urlava. Vabbè, adesso io chiamo il dottore. Ah, fai finta che qualcuno si è sentito male? Certo, cosa faccio? Sì, pronto, dottore? Sì, sento... Ai, mi fa male! Ai, deve venirmi a vedere! Ai, ancora, la prego, l'aspetto! Sì, ai! Ma che cavolo sono ste urla? Non si può manco dormire! Sì, dormi sogni tranquilli! Ma che cavolo succede? Sì, hai visto? No, ecco, non firma! Adesso fai pure i film? Certo, è arrivato James Bond! James Bond, Se vedevi quelli di prima ti spaventavi. Sì, salve, chi è lei, mi scusi? Sì, sono la dottoressa. Ah, dottoressa. Dov'è il malato? È lei per caso? No, ma le sembra un malato. Scusa. Sta per terra. Per favore si sposti, devo visitarla. Ma... Sta male, cosa Arica! Si Arica! Cosa sta succedendo qui? Per favore! Ma
sta bene, ma non lo vede, che sta bene. Non sembra proprio che sta bene, sta per terra, è come, come se c'è finito per terra. No, è che è caduto, no, lei non cade mai. Ma è caduto perché magari gli fa male il piede, che ne so. Sì, gli fa male il cuore, gli fa male. Ma figlio, gli fa male il cuore, dobbiamo chiamare l'ambulanza qui. Ma che sta scherzando? Per favore, venga subito che ci serve una barella, Ma non è vero! Non è vero! Non è vero! E quello gli fa male il cuore, gli hai detto! Ma no, ho detto! Ma lei prende tutta la lettera, insomma! Ma come gli prende tutte le lettere? Sono la dottoressa e sono, cioè, se mi dice che gli fa male il cuore, devo portarlo subito. Ma lei è la dottoressa, mica io ho fatto la battuta, lei ha preso tutta la lettera! Ma ricca! E che ne so! Arica, sveglia, di che questo te porta via! Sì! Aricare, mortacci! A Riccardo! Madonna, ecco. La gamba! Vedi, no, vedi! La gamba! Devo portarlo da... Andiamo! No, ma dove va? Oh! A Riccardo! Oh, no, hanno portato via, mannaggia! Mannaggia! Oh! Non lo so, io... Oh, mio Dio! Oh, Arica! Chiudi! Che fai? Ma che stai a fare? Oh! Ma che casino stai a fare? Oh, ma che sei matto? Panica tutto! Poi sono fuori di testa! Fuori di testa proprio! Cioè, ma siamo fuori! Oh! Ammazza, oh! Che c'è? Panicato tutto! Se no mi viene a prendere quella! Che è fuori di testa, quella! Ma che cosa sta succedendo qui? Ma beh, me lo vuoi spiegare? Ma lasciamo stare, va! Ma lasciamo stare! Ma siamo in un sogno! Dammi uno schiaffo che magari siamo in un sogno! Ma che sei fatto? Che poi arriva di nuovo quella, cadi per terra e ti vuole riportare via per uno schiaffo, poi arriva il poliziotto, mi arresta perché ti ho dato uno schiaffo, poi arriva l'FBI! Ma che FBI? Ma lasciamo perdere, ma dove va? Siamo? Ma lasciamo... sembra di essere in Mediaset, su Iset... Media vuota. Cosa è successo? Qui c'è un problema. Dove sono andati tutti? Dove sono? Riccardo? Cosa stai facendo? Niente. Vieni fuori. Perché ti nascondi? Hai fatto tutto sto casino e ti stai nascondendo perché c'è paura di me? Sì, io devo... Riccardo! Proprio andare! Adesso... Che cavolo è successo? Sei stato tu, allora... Ma cara Giada, allora, io non ho fatto niente, te lo dico già... Stefano, sei sono anche rimasto... tu qua! No, io ho fatto un centro niente! Bassano... Sei stato tu? Io? Cosa? Insomma, chi è stato? È stato quello... Il dottore è venuto qua, il dottore che ambula... Dottore? E sì. Riccardo dov'è? Voleva portarsi via Riccardo! Ah, questa volta voleva portarsi via Riccardo. Allora, io non capisco... Dottore, se voleva portarsi via... Vabbè, gli sto bene. Allora, cosa stai dicendo? Niente, stavo per... Ma io non capisco, cioè, prima FBI... Mi sa, ma c'è qualcuno che sta facendo lo scherzo telefonico? Sei tu? Io? Tu? Ma che secondo te io faccio gli scherzi telefonici? Ma per favore, va Giada. Tu? Ma che stai scherzando, vero? Mica sono un bambino, cioè... Bambino. Telefono, bambino. Telefono e bambini, telefono, scherzi. Bambini, telefono, scherzi. Quindi, Leonardo, stamattina, volevo dire prima, è venuto e mi ha chiesto il telefono. E allora? Lo sai che gioca sempre a Roblox, a Fortnite, mobile phone? Mi vuoi seguire? Va bene. Andiamo. Adesso li becco. Adesso chi possiamo chiamare? Ma non lo so, però... io ho un'idea, perché non richiami l'FBI? È stato divertentissimo quello. L'FBI? È stato divertentissimo. È stato molto divertente. Se devi guardarlo da quel punto di vista, sì, molto divertente. Certo. Cosa vuoi insegnare ai tuoi figli? Ma se tu devi guardare dal punto di vista che volevano far loro, sì che è stato divertente.
Bimbi miei, bimbi miei, ditemi chi devo strozzare per prima? Ha avuto Leonardo l'idea. Non è vero, io non ho parlato neanche, io sono stata solo qui a sentire. No, no, non è vero, lei mi dava le... Guarda, guarda, non è vero, solo io questa volta ti ho dato di richiamare l'FBI, solo questa volta, perché tu hai avuto tutta l'idea. Ha proprio preso da me mio figlio. Secchione come la mamma, ma... Diego, dimmi. Non ti ho chiamato qua per ridere. Beh, ma è divertente alla fine, dai, divertente. Ci si fa una risata. Ascolta, bimbi, allora, non sono scherzi da fare, perché potrebbero... Allora, se voi chiamate l'ambulanza, potrebbe essere che c'è qualcun altro che sta male e non può usufruire dell'ambulanza perché voi avete fatto lo scherzo e quello dell'ambulanza è venuto qui. Oppure i pompieri, avete chiamato anche i pompieri. Quindi se c'è un'altra casa che va a fuoco e voi l'avete chiamati per venire qui, mi dispiace, ma non sono scherzi da fare. Avete capito? Quindi io opterei per via il cellulare a entrambi per un mese. Ma... intanto il tuo telefono. Certo, non glielo do per un mese. No, mamma, dai, ti prego. Ma io non ho fatto niente. Zitti. Ma è stato Leonardo. Ma tu sei andata di mezzo perché eri qua anche te. Quindi, via il cellulare per un mese. Ai, ai, ai. Questa volta mamma si è arrabbiata. Questa volta mamma si è arrabbiata. E non urlo, perché tanto non serve niente a urlare. Ah, perché hai già urlato abbastanza. Infatti. Ma tu urli sempre. Ecco le tue idee stupide e orribili. Però mi hai detto... No, io non ho detto niente. Io ho soltanto detto va bene, mi piacerebbe. No. Però tu l'hai avuta l'idea. Uffa, che pizza, però adesso senza cellulare. È colpa tua. Culo puzzolente. Brutta bagiana puzzolente. Ah, io? Tu sei una bagiana. Ah, gne gne gne.